Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. In questa nuova puntata abbiamo un ospite speciale, una giovane ragazza. Molti di voi molto probabilmente conoscono la sua storia ed è una storia di speranza, per questo abbiamo deciso di intervistarla. Rebecca Caligiuri. Innanzitutto Rebecca, ciao, come stai? Ciao, ma adesso per fortuna la situazione è molto meglio. Pensare a come era un anno fa, veramente è cambiata tantissimo. Ecco, cioè, raccontaci un po' la tua storia, perché, cioè, è stata una storia che ha affascinato moltissimi italiani. Ed è stato un momento in cui tutta l'Italia si è unita, e soprattutto una storia di speranza in un momento brutto come questo. Se vuoi spiegarci un attimo come hai Allora, se io vissuto. appunto mi sono ammalata all'età di 9 anni di due malattie rare, la malformazione di Chiari e l'ipotensione liquorale, e sì, appunto 5 anni c'è stato un mucchio di, sono stati un mucchio di interventi, qui 14 per la precisione, e fra cui anche negli Stati Uniti, sono stata a Los Angeles appunto anche per questa malattia, dopo anche tutte ovviamente gli interventi in Italia, perché anche qua ho girato un bel po'. E poi sono andata in America e infine, poi quando era il maggio scorso, sono riuscita ad andare in Germania, grazie anche all'aiuto ovviamente dei politici, della televisione, di tutto di più. C'è stata una situazione veramente grande. Sì, perché come abbiamo visto, ci sono stati molti politici che sono scesi in campo per te, tantissimi, anche il mondo dello spettacolo si è mosso per te, Sì. e soprattutto in un momento come questo, perché il problema è stato che tu non potevi andare in Germania perché era scoppiata la pandemia e poi Esatto. sei riuscita ad andare. Sì, esatto. Adesso tu fai l'influencer, Sì, la modella. allora è partito facendo, io ho iniziato a posare come modella, e, come era l'estate scorsa, praticamente quando sono riuscita a star meglio, diciamo, e ho iniziato a posare come modella e poi pian piano ho aperto appunto il mio Instagram dove pubblicavo queste foto e poi ho iniziato a contattarmi dei brand per fare delle collaborazioni, quindi è iniziato anche il mio percorso da influencer e sta man mano continuando. Da dove nasce questa passione per... Ma in realtà ho sempre avuto, diciamo, questa passione, mi sono sempre interessata a questo mondo, anche dei social. Il mio interesse non era all'inizio subito di diventare un influencer o piuttosto di avere grandi numeri su Instagram o chissà che seguito. È iniziato così, come proviamo, una cosa che mi piace, e poi alla fine è andata bene, sta continuando ad Sì, però ho andare visto che hai dei numeri incredibili sui bene. social. Sì, ma non me lo spiego nemmeno io in realtà, perché appunto ho iniziato così, mettendo foto, e poi sono arrivati dopo, veramente sono rimasta parecchio Ma contenta. c'è qualcuno a cui ti ispiri di più nel Ma mondo? non mi sono ispirata veramente a qualcuno in realtà, però mi ricordo di una storia che ho sentito tempo fa anche di una ragazza che ha avuto la mia stessa malattia. Vabbè, erano anche non proprio uguali la situazione, però era sempre la stessa malattia. E già di un po' di anni fa, praticamente questa ragazza qua mi ricordo che era stata in America a farsi operare anche lei per un intervento e praticamente poi era diventata una modella alla fine. E questa storia qua mi ha anche ispirato, appunto. Dopo l'operazione, da quando stai bene, per fortuna, Sì. per te, sei sempre sorridente adesso, vedo anche nei social. Come occupi la tua vita? Cioè, cosa fai? Vai ancora a scuola? Sì, ho ripreso appunto con la scuola e guarda, io ti dico, non frequentavo delle lezioni proprio continuative dalla terza, dalla quarta elementare, perché poi appunto ho stata male tutto, io non riuscivo a fare nulla, ero costretta a letto, cioè quindi figuriamoci, non ho aperto libro in quegli anni perché non riuscivo proprio a fare niente. E quindi ho recuperato appunto piano piano e adesso vabbè con queste cose, la didattica a distanza, un po' in presenza, è un po' un casino diciamo. Però adesso io sto seguendo comunque a distanza e riesco a frequentare regolarmente. Non è che non riesco ad andare a scuola, però sicuramente mi affatica molto di più. E quando diciamo poi torno a casa io non riesco a fare nient'altro, ma anche solo tipo di studio, di altre cose comunque, anche per quanto riguarda altra scuola. Perciò seguendo a distanza riesco a fare molto di più e riesco anche appunto con questi social e tutto a gestire meglio la situazione. Ti manca un po', diciamo, la collettività, gli Sì, amici. esatto, quello sicuramente incide anche, però diciamo che quando segui un tuo obiettivo, sì, insomma, ci sono dei compromessi da Cioè, fare, tu sei di ecco. Forno Sì, Canavese, è diciamolo. un paesino molto piccolo. E lì comunque sarei conosciutissimo, immagino. Cioè, tutti ti vorranno il mondo Sì. di bene. Eh sì, praticamente già da quando questa cosa della televisione poi è stato tutto un gran tutti comunque aspettavano, ti ho visto in TV e questo e quell'altro. Sì, quindi assolutamente. Diciamo che
A me ha colpito, mi ha affascinato molto, mi ha colpito molto anche la forza di tua madre, perché ho letto le lettere che ha scritto tua madre verso, diciamo, le istituzioni e tutto, e si è riuscito a trasmettere, diciamo, quella rabbia e quella voglia che avevate nella vostra famiglia, quindi è stato appunto un messaggio di speranza. Sì. Infatti vederti sorridente è sicuramente una bellissima cosa. E i ragazzi che ogni giorno si lamentano di tutto, poi ovviamente ognuno ha i suoi problemi. Cosa consigli, visto che tu comunque hai attraversato una situazione difficile e ne sei uscita? Ma io sinceramente, insomma, c'è sempre, diciamo, il positivo e avverrà, c'è sempre una luce, diciamo, al fondo del tunnel. Diciamo che anche quando succede qualcosa di grave o quando ci sono problematiche e tutto, è difficile pensarla sempre in maniera positiva perché dopo un po', quando sei abituato sempre al peggio, quando è sempre tutto buio, è difficile trovare, diciamo, la luce. Non pensi più che ci sia, diciamo, una via per star meglio o anche per altre situazioni. Però cercare sempre di trovare appunto la speranza, perché quella lì non deve mai morire, Cioè, assolutamente. parliamo un po' del tuo futuro adesso. Come ti vedi tra 10 anni? Cosa vuoi fare da grande? Oddio, allora io non so bene cosa voglio fare, io faccio un liceo linguistico, mi interessano le lingue e tutto, però da grande mi piacerebbe viaggiare. E adesso sto cercando anche un po' di unire appunto questa cosa dell'influencer, che se diventerà anche un lavoro non sarebbe anche male. Non ambisco solo a quello, però mi piacerebbe, insomma, via quelle cose, diciamo, di viaggiare lavorando, insomma, qualcosa del genere mi interessa. Una Chiara Ferragni. Ecco, invece, molta gente dello spettacolo ti ha contattato. Ho letto addirittura Eros Ramazzotti, no? Sì, mi ricordo che mi aveva mandato un messaggio, mi aveva mandato un vocale dove mi aveva parlato e avevo anche risposto. Sì, è stato veramente carinissimo. Poi io mai mi sarei aspettata che personaggi del genere mi avrebbero scritto, si sarebbero interessati alla situazione. Infatti lui mi fa che aveva sentito della mia situazione, sono rimasta tipo... Invece, come hobby, cosa fai? Cosa ti piace fare nel resto della giornata, oltre a studiare ovviamente? Hai qualche passione in particolare? Appunto, a me piaceva la passione delle foto, però mi sono anche interessata di make-up, di outfit, di tutto ciò che ne concerne, insomma, di questo. È proprio una mia passione che E il ho tuo potuto stile, invece, perché ti coltivare. vedo molto stilosa. Grazie. Ma guarda, io in realtà cambio stile praticamente ogni giorno, cioè passo dalle girl, dark, cioè di tutto di più, soft, e cambio sempre praticamente. Non ho uno stile fisso, però mi piace anche perché è anche un modo che uso per esprimermi, quindi mi piace. Esatto. Diciamo, questa l'espressione un po' racconta anche te stessa, diciamo. Sì. Però comunque dentro di te c'è sempre una forza, una grinta che trasmetti appunto anche tramite i tuoi profili Instagram, i tuoi profili Facebook. Sì, certo. Infatti cerco anche sempre in questi profili Instagram, oltre appunto alle sponsorizzazioni dei brand, alle foto così magari anche a volte un po' più superficiali. Anche ho raccontato un po' in breve la mia storia anche su Instagram in un post, quindi cerco anche di mettere, insomma, questa parte qua, perché comunque nella vita ci sono sempre cose brutte che possono capitare, non è che sono solo cose belle, insomma. Come è capitato che qualcuno ti scrivesse appunto per ringraziarti perché ha vissuto una situazione simile alla tua, di essere quasi di ispirazione per altre persone? Ma penso che ho ispirato diverse persone che più che altro hanno avuto anche la mia malattia o appunto che erano in situazioni del genere, semplicemente per il fatto che essendo che io ho girato praticamente dappertutto, in Italia, in America, anche in Germania, e comunque sia, più che altro anche all'inizio dei dottori mi consigli di andare là, come ti sei trovata. Però sì, assolutamente anche tutte queste persone che ho conosciuto, ovviamente online, perché Per sono, forza, esatto. esatto. E comunque sì, hanno visto anche loro tutto il percorso che ho fatto, assolutamente. La prima cosa che vuoi fare appena finisce tutta questa pandemia, qual è? Hai un pallino in testa? Oddio, la Un posto prima in cui cosa, andare? sinceramente, non lo so, io amo viaggiare e vorrei viaggiare appunto, insomma, appunto come turista, sono andata per malattia, però non è assolutamente la stessa cosa perché andavo in ospedali per interventi, per esami, di tutto e di più, è sicuramente diverso. E a me affascina molto l'America, però mi piacerebbe andare in Florida.
Mai in Florida? Non lo so, mi piace molto, è un clima anche come a livello di clima, le spiagge, veramente mi piacerebbe molto andare in quel posto, davvero. Rebecca, io ti ringrazio tantissimo. Ti chiedo se vuoi dire il nome dei tuoi profili Instagram e Facebook, così la gente che ci guarda può iniziare a seguirti, e in più se vuoi ringraziare qualcuno in particolare che ti è stato vicino in questo anno. Ok, allora, prima di tutto vorrei ringraziare Andrea Cane, che mi è stato anche particolarmente vicino, praticamente dall'altro anno, da questa situazione, è sempre stato presente e tuttora, fra l'altro, noi abbiamo un rapporto di amicizia. E fra l'altro, ora che mi viene in mente, allora io praticamente avevo una verifica per quanto riguarda educazione civica, che era appunto un po' sulla politica e queste cose, molto in generale ovviamente, e c'era una specie di prova prima della verifica proprio che si sarebbe tenuta e io non sapevo molto bene queste domande, allora faccio a lui, ma tu sai qualcosa siccome sei in politica e cose del genere, e mi fa sì, aspetta, ti mando io, mi ha mandato tipo delle cose alle 2, alle 3 di notte, ho lavorato tutta la notte per te, ma grazie, non sapevo cosa dire. E comunque si è creato questo rapporto di amicizia, sono rimasta veramente molto contenta perché comunque non è finita semplicemente là, ma è andata comunque avanti. Diciamo che Kane è stato sicuramente una delle persone che ha cercato di movimentare di più la Sì, politica anche nel mondo dello esatto. spettacolo. Poi è anche super gentile, fra l'altro avevamo anche fatto una cena insieme, quindi abbiamo anche avuto modo di parlare di altro, assolutamente. Vuoi dirci i nomi dei tuoi profili? Ah sì, giusto. Allora, io su Instagram mi chiamo Rebi, trattino basso FM. E questa cosa perché io praticamente all'inizio ero partita come fotomodella e quindi FM per appunto stava per Fotomodella. quello. E poi su Facebook però pubblico un po' di meno, è semplicemente Rebi Cali. E finiscono Grazie. entrambi con la Y. Grazie mille e spero che le tue parole siano un messaggio di forza e speranza in questo periodo. Ti ringrazio davvero tanto e ci vediamo alla Grazie a te. prossima puntata di Rock Politic.